Quindi quello che voglio descrivere è un moto circolare uniforme, è un moto circolare uniforme, quindi un cerchio, è un moto uniforme, quindi è un'elisse, va alla seconda legge di Keplero nella misura in cui è un moto circolare uniforme, speed costante, e voglio imporre la terza legge di Newton, cioè voglio imporre che il raggio al cubo diviso il periodo al quadrato sia uguale a una costante, che è la stessa costante che avrei per tutti i pianeti che orbitano attorno al Sole. La terza legge di Newton dice che se prendete il raggio del pianeta, il raggio medio, e elevate il cubo, dividete per il periodo al quadrato, ottenete un numero che è condiviso da tutti gli altri pianeti che orbitano attorno al Sole. Quella costante, silenzio, quella costante che descrive il moto dei pianeti attorno al Sole, la chiamiamo la costante solare. È un numero che caratterizza qualsiasi cosa che orbita attorno al Sole. Ok? Adesso, tanto per insegnarvi qualcosina, tanto per insegnarvi qualcosina, è anche nel PowerPoint, così quando la guardate, io spendo pochi secondi qua, guardate il PowerPoint stasera. Se voi prendete e basta! Se voi prendete tutti i dati dei pianeti, di quelli che ho scritto giù, fate il grafico di R in funzione del periodo, stiamo dicendo che R cubo diviso T quadro è uguale alla costante, cioè R cubo è uguale alla costante per T quadro, cioè R è uguale a una costante per T alla 2 terzi, dove quella costante è la radice cubica elevata al quadrato di C, e cosa si intende per l'appunto di t elevato a 2 terzi? Cioè estraggo la radice cubica di t e poi elevo al quadrato, quello è 2 terzi, giusto? Quindi se voi mettete in un Excel i dati r e i dati t, avrete una curva che ha un andamento un po' così. Ovviamente dovete confrontarvi con la tabella che abbiamo appena trascritto, che per avere a Nettuno che ha una distanza di 30, quindi io qua ho una distanza di 30 unità astronomiche, devo avere quanti centinaia di anni? 165 anni, quindi devo avere 165 di queste tacche prima di alzarmi di 30 di questi. Eh? Quindi è una crescita monotona crescente, d'accordo? Ma siamo d'accordo? Guardate la tabella, fate voi un Excel, fatelo. Dite all'Excel di farlo, non fatelo sul quaderno, perché avete bisogno di gestire, per esempio, Plutone arriva a 248 anni, quindi non fate 240 tacche sul vostro quaderno, date all'Excel e che sia lui a farvi il grafico. Fate il grafico di R in funzione di T. Poi chiedete all'Excel di fare lo stesso grafico, ma impostate la scala logaritmica su entrambi gli assi. E una cosa molto carina succede. Quindi vi chiedo di guardare Excel, inserire questi 9 numeri, fare un grafico, mettete dei punti, ovviamente avrete 9 punti, chiedete a Excel anche di tirare, se volete, di congiungere i punti, no? con una linea di tendenza, se volete. Ok? Poi fate un altro grafico, oppure modificate quello, in cui l'asse dei tempi e l'asse della distanza la fate in scala logaritmica, e succede una cosa molto carina, che questi punti si dispongono su una retta, una retta, una retta. E si capisce questo se io prendo il logaritmo di questa equazione, prendo il logaritmo di sinistra e il logaritmo di destra, ma il logaritmo a base 10 per intenderci, qualsiasi logaritmo va bene, anche base, numero di, la base naturale, ma diciamo, base. Cos'è il logaritmo a base 10, no? Vi dice l'esponente cos'è il logaritmo a base 10 di 100? 2, mi conta gli zeri, giusto? Quindi logaritmo di r cubo uguale logaritmo di ct quadro. Ovviamente il logaritmo ha la bella proprietà che il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Quindi lato sinistro si fa logaritmo di c più logaritmo di t quadro. Ma usate di nuovo proprio quella proprietà, logaritmo di r cubo. Cos'è r cubo? R cubo per r cubo per r cubo. Quindi il logaritmo di r cubo è 3 volte il logaritmo di r.
è il logaritmo di t quadro e due volte il logaritmo di t. Quindi alla fine questa equazione qua, se la scrivete in modo logaritmico, vi dà questa equazione. Quindi, anzi, in realtà vi dà questa, scusatemi, vi dà questa qua, poi voi dividete per 3. Quindi questa equazione in scala logaritmica vi dice che 3 volte il logaritmo di r è uguale a 2 volte il logaritmo di t più una costante. Dividete per 3 e cosa avete? Che il logaritmo di r, logaritmo di r è uguale a 2 terzi il logaritmo di t più una costante. Quella è l'equazione di una retta! Su una carta logaritmica logaritmica con l'equazione della retta, o se avete carta normale, scala lineare, riportate i logaritmi voi, calcolate il logaritmo, avete un numero, per esempio il logaritmo di 100 è 2, quindi riportate 2. Quindi se non avete la carta logaritmica, che Excel vi dà automaticamente, fate il grafico dei logaritmi, fate il grafico del logaritmo di R rispetto al logaritmo di t su scala lineare. Excel ve lo fa, non dovete farlo voi con la vostra calcolatrice, e vedrete una retta, ma quella retta ha una pendenza. Qual è la pendenza? È 2/3. Questo rappresenta l'intercetta, no? Quindi avete una retta, forse questo disegno è meglio farlo così perché ha un'intercetta, questi sono decadi, no? Dovrei fare uguale queste qua. Quindi questo ha una intercetta che rappresenta questo qui. Più grande è questo, più la retta è su. Più piccolo è questo, più la retta è giù. Ma la pendenza della retta è 2/3. Cosa vuol dire 2/3? Vuol dire che se questo punto, quelle che sono tratteggiate qua sono decadi, questi sono fattori 10, 100, 1000, 10.000, giusto? Questo è 10, 100, 1000, 10.000. Ognuno di questi è un fattore 10. Quindi dire che questa ha una pendenza 2/3 vuol dire che se voi avete un punto qui, solo per fissare, anzi lo faccio qua, se voi avete un punto qui, a dare, questo è delta y su delta x, quindi fate 3 decadi e salirete 2. 3 in questa direzione, 2 in su. Questo mi sta dicendo, no? Quando avete una pendenza y uguale a mx più b, se m è uguale a 2/3, cosa vuol dire? Che andate orizzontale di 3 e salite 2, giusto? In un grafico logaritmico andate 3 fattore 10, 100, 1000, questo salirà di un fattore 100. Aumentare questo 2/3 mi sta dicendo che se io aumento di un fattore 1000, questo è il logaritmo del tempo, quindi se io aumento di un fattore 1000 il tempo, di quanto cambia il raggio? Di un fattore 100. Quindi 3 decadi di qua, 1, 2, 3, questo punto sale qua, quindi la retta è così. Tutti i pianeti si dispongono su una retta che ha pendenza 2/3. Dov'è la retta? È alta e bassa. Ha un certo valore che viene in ultima analisi da C. Vedete, 1/3 logaritmo di C. Chi è C? C è questo, è quello che io ho chiamato la costante solare. Ok? La cosa che voglio dirvi prima di passare a questo ragionamento è che Keplero ha scoperto una legge che è più generale di quello che lui stesso pensasse. Quando hanno guardato le lune di Giove, chi ha scoperto le lune di Giove? Galileo.
Cosa succede? Se voi guardate, se misurate il tempo che impiegano le lune di Giove di fare il loro orbita, quindi il periodo, e si misurate il diametro di quelle orbite, cosa che si possono fare con le tecniche che gli astronomi usano, scoprono che anche i pianeti di Giove sono come un piccolo sistema solare, ma non nel senso banale di avere qualcosa che gira attorno a al Giove, ma nel senso che tutte le lune di Giove, Galileo credo che ne abbia scoperte 3 o 4, o forse 5, li chiamavano le lune Medice, perché dedicate alla famiglia dei Medici. Poi, negli anni, con i telescopi, con i satelliti, avvicinandosi a Giove, hanno trovato molte lune. Tutte le lune di Giove soddisfano la terza legge di Keplero, ma con una costante diversa. Cioè, se voi prendete il raggio della luna di una luna di Giove e la dividete, il raggio al cubo, dividete il tempo al quadrato, trovate un numero che caratterizza tutte le cose che girano attorno a Giove. È una costante diversa da quella che descrive i pianeti attorno al Sole, ma tutte le lune di Giove soddisfano una legge di Keplero. Quindi se io prendo cosa che ho fatto nel PowerPoint, andate in rete, cercate informazioni sul sistema solare, trovate le lune di Giove, le lune di Saturno, anche la Terra ha delle lune, ha la luna naturale ma anche delle lune artificiali chiamate satelliti. Marte ha 2 lune naturali, eh? Urano ha delle lune, prendete le lune, prendete, è veramente interessante, è interessante, costruite un mega Excel, dove prendete tutti i dati, che i periodi e i diametri delle orbite di tutti i pianeti e delle lune, di Saturno, Giove, Terra, Marte, e fate un grande Excel, dove avete una colonna dei periodi, una colonna dei raggi, e fate tutto. Quindi avete Mercurio, Venere, Sole, la Luna attorno al Sole, Giove, le lune di Giove, Saturno, le lune di Giove. Mettete, riempite, piegate una mezz'oretta, un'ora di tempo, poi non sono tante, e fate un grafico, logaritmo di R, in funzione del logaritmo di T. E tutti i dati si separano. Avete i pianeti della Terra che stanno su una retta, le lune di Giove che stanno su un'altra, le lune di Saturno che stanno su un'altra, le lune della Terra, quella naturale, più dei satelliti, stanno su un'altra, tutte rette che sono parallele in scala log-log con pendenza 2/3. Tutti questi dati si dispongono da sole su rette diverse. È bellissimo questo, fatelo. Vedete che i pianeti, Mercurio, Venere, Terra, Saturno, Giove, tutte le cose che girano attorno al Sole stanno su una retta. Quelle che girano attorno a Saturno stanno su un'altra. Quelle che girano attorno a Giove un'altra, a Saturno un'altra. E la cosa interessante è che più le rette hanno intercette diverse. Cosa vuol dire? Che hanno costanti diversi. Che i pianeti del Sole, i loro numeri stanno in questo rapporto con le potenze a costante che caratterizza il Sole. Le lune di Giove hanno un'altra costante, le lune di Saturno hanno un'altra, e che evidentemente la costante del Sole è grande rispetto alla costante di Giove, è grande rispetto alla costante di Saturno, è grande rispetto alla eccetera, la Terra, poi Mercurio se avesse delle lune. Quindi quella costante, molto interessante, caratterizza l'oggetto che è al centro. Questo caratterizza l'oggetto che è al centro delle orbite. Questo caratterizza l'oggetto che è al centro delle orbite, delle cose che stanno circolando attorno al centro. Quindi è qualcosa di legato all'oggetto che è lì. Ok? Ok, cominciamo a mettere i pezzi assieme. Quindi, per fissare le idee, abbiamo un pianeta, il pianeta è la parola che si usa per le lune del Sole. Le lune del Sole sono chiamati pianeti, storicamente è la parola pianeta, credo che in greco voglio dire qualcosa che si muove, un vagabondo. Pianeta credo che in greco voglio dire vagabondo, una stella che fa,
che gira. Ok? Invece le lune sono appunto le lune di Giove, ci capiamo, spero. Ok, cosa sappiamo del moto circolare? Già da 6 settimane. Che questo oggetto di massa M, quell'oggetto di massa M, che se fa un moto circolare, c'è una forza centripeta che è responsabile del suo moto circolare, e sappiamo come scriverlo. È M per la velocità, il modulo di velocità al quadrato diviso il raggio. Questa è la forza centripeta, ok? Centripeta. Non scrivo con le frecce perché è chiaro che questo è rivolto verso il centro, no? È una freccia che è orientata in questo modo. Adesso, è un moto circolare uniforme, quindi possiamo dire qualcosa in più. Possiamo dire che lo speed che è costante, lo possiamo scrivere come 2π greco r diviso il periodo. Quindi questo è moto circolare uniforme. Ok? Quindi questo pezzo qui, questo qua dobbiamo riscriverlo m 2π greco al quadrato, vedete che c'è il quadrato qua, 4π greco 4, 4π greco al quadrato, r quadro diviso, qua c'è un r quadro, c'è il t quadro, ma poi c'è l'r che c'è qua, già qua, quindi facciamo così, no? Quindi questo è lo speed al quadrato, questo è la m diviso r. Non cancellate subito, fermi. Questo è uguale alla forza centripeta. Resistete alla tentazione di elidere quello con quello. Resistete. Fermi. Giù la mano. Fate una cosa del genere. Moltiplicate e dividete per r. Cioè per 1. Quindi resistete alla tentazione di dividere con r. Piuttosto aggiungetene un altro sotto e uno sopra. Cioè di fatto moltiplicate per 1. Perché in questo modo avete che la forza centripeta può essere scritta, questo è R, facciamo in rosso, R R cubo diviso T quadro, quello è la costante solare. Quindi ho che la forza centripeta è uguale a 4π greco quadrato, 4π greco quadrato, cancello un po', fate voi i passaggi prima che io lo faccia. Quindi ho 4π greco quadrato, d'accordo, poi ho m diviso r quadro, e qua ho la costante solare. Quindi ho usato che la costante solare è questa combinazione qui. Va bene? Ci siamo finora? Adesso c'è, secondo me, il colpo di genio. Che non dubito che io avrei avuto la genialità di fare quello che sto per fare. Newton è signorina, ecco che è là sotto. Tanto per fissare le idee, chiamiamo questa la Terra. Questa è la Terra. Questa è la Terra. Adesso Newton fa, secondo me, un colpo di genio. Dice: ma io cosa sto insegnando a voi da diverse settimane? Che vale la terza legge di Newton? Che se quella è la forza che il pianeta sente dovuta al Sole, il Sole deve sentire una forza uguale e contraria. Prima cosa. E quindi lui dice, guardate, è colpo di genio, che questo è uguale a 4π greco al quadrato, va bene, ovviamente è r quadro, ma scambia i pedici, è simmetrico. La forza che la Terra è seduta al Sole è uguale alla forza che il Sole è dovuta alla Terra. Quindi,
È la stessa forma con i piedi, con gli indici scambiati. Con gli indici scambiati. È geniale, è geniale. La massa del Sole per la costante di Keplero della Terra. La Terra ha i suoi pianeti, ha la Luna, eventuali satelliti. Ha scambiato i pedici. Pensate alla genialità di questo. Se non lo capite, o se vi stupisce, vuol dire che non siete alla testa di Newton. Ma c'è di male, anche io lo so. Io lo trovo ancora stupefacente questo passaggio. Lui scambia i pedici. Quello che è della Terra diventa del Sole. Ho scritto semplicemente M maiuscolo per aiutarvi a distinguere. Questo diventa la massa del Sole e la costante di Keplero della Terra. Quindi, se non vi piace, faccio proprio così. Uso addirittura le stesse lettere, semplicemente, con le stesse dimensioni. Voglio che voi guardate l'indice, il pedice. Ha fatto questo passaggio qua. Quindi, l'eguaglianza qua, che lui dice, ma deve essere simmetrico per scambio di pedici, perché le forze, azione-reazione, uno sente, anche la Terra è un pezzo di materia, e se lui avesse lune avrebbe la costante di qual è il valore della costante terrestre? Voi cosa fate? Per calcolarlo, cosa fareste? Andate in rete, calcolate. Allora, andate a vedere qual è il periodo della Luna attorno al Sole, attorno alla Terra, qual è il raggio della Luna attorno alla Terra, calcolate R cubo diviso T quadro. Quello è la costante di Keplero delle cose che orbitano attorno alla Terra. Chiaro? Quindi, con queste eguaglianze, io deduco che MTCS è uguale a MSCT. Non è certamente il 4 pi greco quadrato o il r al quadrato che fa l'eguaglianza. L'eguaglianza sono il prodotto della massa della Terra per la costante solare, deve essere uguale alla massa del Sole per la costante della Terra. E quindi cosa deduco qua? Un attimo, perché devo ricordarmi quale fare, quello uno sopra l'altro, faccio C diviso. Guardate, hanno pedici opposti. Quello che voglio fare è portare i pedici della Terra da un lato e i pedici del Sole, ma ho due opzioni: una è dividere per CS o dividere per M. Voglio dividere per M, questo è il lapsus che ho avuto. Quindi, cosa sto deducendo? Che questo implica che CS diviso la massa del Sole, la costante di Keplero diviso la massa del Sole, deve essere uguale alla costante della Terra diviso la massa della Terra. Ok? Guardate, allora Newton dice, forse ho qualcosa di universale qua, perché se io prendo le lune di Saturno, anche Saturno ha una costante di Keplero, e quindi io potrei scrivere, questo è Sole, ma forse Newton azzarda a dire che se prendessi la costante di Keplero di Saturno e dividessi per la massa di Saturno, avrei lo stesso numero. O se prendessi la costante della Luna e la dividessi per la massa della Luna, avrei sempre lo stesso numero. Vedete che il rapporto di C Sole diviso massa Sole è uguale a C della Terra diviso la massa Terra. Quindi è qualcosa che non dipende dall'oggetto, è un numero che tutti gli oggetti condividerebbero. E se io fossi un oggetto nello spazio, voi siamo in una navicella spaziale, voi stufi della mia presenza mi buttate fuori la navicella, e io là futo nello spazio, e magari la mia forza gravitazionale a terra attrae particelle di polvere che orbitano attorno a me, io potrei scrivere la costante di Keplero di Wyss diviso la massa di Wyss, avrei lo stesso numero. Vedete la genialità? È geniale! Lui ha scoperto che c'è qualcosa che è universale. Qualsiasi oggetto materiale può essere pensata come una specie di sole, e i suoi pianeti, le sue lune, avranno una costante di Keplero. E la costante di Keplero diviso la massa di quel corpo è la stessa
della costante di Keplero del Sole, dei veri pianeti, diviso la massa del Sole. È una costante. E lui chiama questa costante G diviso 4pi greco 4 al quadrato. Poi ve leggo tra un attimo perché c'è 4pi greco al quadrato alla fine. Con questa, dove G è una costante universale. 4pi greco al quadrato l'ho esplicitato per convenienza, come vedete tra un attimo. Questa è una costante universale che ha dimensioni. Che dimensioni ha G? La C che dimensioni ha? La C ha le dimensioni di una lunghezza al cubo diviso un periodo al quadrato. Poi devo dividere per una massa. Quindi quella G ha quelle dimensioni lì, pensateci un attimo. Quindi è una massa al cubo diviso un tempo al quadrato diviso una massa. Quindi con questo G cosa fa? Torna indietro e dice, ah, ok, posso riscrivere questo in termini di quello lì. Quindi la C del Sole io la scrivo come cosa? La massa del Sole che moltiplica la G diviso 4pi greco al quadrato. E quindi la mia formula questa qua la scrivo così, come la forza centripeta che il pianeta sente è uguale a 4pi greco al quadrato m della Terra, massa della Terra, diviso r quadro moltiplicato per C Sole, che scrivo adesso in termini di questa mia enorme scoperta, che CS è uguale a questo moltiplicato per MS. Quindi ho G 4pi greco al quadrato, la massa del Sole, ed ecco qua, track, e uno entra nella storia, perché dice che la forza è uguale, il 4pi greco va via con questo, e entri nella storia. Io trovo questa piccola dimostrazione, non è una dimostrazione, è un plausibile argomento che Newton ha fatto, perché nascosto nei suoi conti c'è un pensiero, e il pensiero è questo qui, che guardate la bellezza di questo passaggio, track, scambiati i passaggi, scambiati i pedici, quindi individuate questa eguaglianza che vi fa concludere che questa roba qua non dipende dall'oggetto materiale, ed è veramente una costante che caratterizza tutti gli oggetti materiali dotati di massa, si intende. E quindi la legge, la forza centripeta può essere riscritta in questo modo, ed ecco la legge di gravitazione universale. Ed ecco perché alla fine capite perché lui ha chiamato la costante universale, cioè C Sole diviso massa Sole, oppure C Vis diviso massa Vis, l'ha chiamato G diviso 4pi greco, perché se io li chiamavo, che so, G asterisco, cosa mi comportava questo? Avrei avuto che la costante solare era uguale alla massa del Sole per G asterisco, e avrei avuto il 4pi greco quadro tra i piedi, no? Avrei avuto la massa del Sole per G asterisco, e questo 4pi greco al quadrato sarebbe rimasto lì a darmi fastidio. Io quindi, esplicitando 4pi greco quadro in questo modo, nella formula finale mi sparisce, lo vedete? Quello si dice che razionalizzo la formula. Molto bello, guardate il PowerPoint per cortesia. Allora, qualcosa di molto importante. Shh. Nel sistema internazionale, G vale a 6,67 circa uguale, per 10 alla meno 11 cosa? Lo vedete qua? Questi sono Newton, quindi potreste fare Newton metri quadri a chilogrammi alla meno 2.
Poi Newton cos'è? Il Newton è una forza, quindi questo qui è un chilogrammo che si mangeranno di questo. Questo è un chilogrammo metro secondo alla meno 2, giusto? E quindi complessivamente avrei che questo è uguale a... Quindi ho metri cubi, quindi ho... ho metri cubi secondi alla meno 2 e un chilogrammo alla meno 1. Ok? Che mi torna con quello che ho detto prima, che le dimensioni di G sono una lunghezza al cubo, un tempo alla meno 2 e una massa alla meno 1. Giusto? Ok? È un numero molto piccolo in unità internazionale. Prima cosa. Seconda cosa da imparare. Il raggio della Terra, oddio, questo è un altro numero che non ho verificato. Qualcuno che è in rete, credo che il raggio della Terra sia qualcosa come 6.400 km, è plausibile? È un altro numero che non ho guardato. Qualcuno può verificare? È abbastanza preciso? È così? Me lo confermate? Ok. Quindi è chiaro che... se io ho la forza, questo di nuovo è il modulo, se volete, che è un corpo assente del sistema internazionale, scrivo come G, M, la massa della, facciamo così, è un oggetto qualsiasi, la massa della Terra diviso il raggio al quadrato della Terra, perché questo è la Terra, e questo è un corpo che è molto vicino alla superficie terrestre. Cosa vuol dire? Che la sua altezza è molto piccola rispetto al raggio della Terra. Allora, quando chiedo qual è la forza che sentirà, io posso fare una cosa del genere, vedete? Isolo questo, per cortesia. Ok? D'accordo? Quindi, questo è dovuto alla Terra, questo è dovuto alla particella. Guardate questa formula qua, lo posso leggere in diversi modi. Lo posso leggere come la forza sul pianeta. Scrivo così. La massa della pianeta, la massa del pianeta, moltiplicato per qualcosa che caratterizza il Sole. Quindi ho G, la massa del Sole, scrivo magari in M minuscolo. Quindi se questo è il Sole, questo è il pianeta, se questa è la distanza dell'oggetto di massa M dal Sole, che ha massa MS, qual è la forza? Posso scriverlo così, come la massa del pianeta per qualcosa che caratterizza il Sole, sì, ma anche dove la particella si trova rispetto al centro del Sole. D'accordo? Allora, perché ho saltato quel momento, ecco qua. Questo è il pianeta Terra, ragioniamo sulla Terra, pianeta Terra. Questo è un corpo che ha una quota molto piccola rispetto al raggio della Terra. Sperimentalmente cosa so? So che la forza qui è mg, tutti i corpi hanno la stessa accelerazione g, ma la interpreto come dovuto alla la forza di gravitazione universale, quindi scrivo così. E cosa mi dice questo? Siccome questo io lo misuro, vedete, questa è la massa del corpo, questo è la G, e individuo questo essere la G, la parte che compete alla Terra, se volete. Quindi io posso determinare la massa della Terra. È chiaro? Come si fa a determinare la massa della Terra? Come hanno misurato la massa del Sole? Qual è la massa del Sole? La massa del Sole cos'è? Quindi avete la costante universale, la determinate così. Qual è la massa del Sole? È uguale a la costante di Keplero
4 pi greco al quadrato diviso g. Quindi se voi nello stesso Excel con cui avete calcolato, con cui avete fatto questo grafico, determinate le masse delle cose. Avete la massa della Terra, la massa del Sole, che è la massa più grande. Perché è più grande? Perché vedete che quello che ha la posizione della retta più alta, quella che ha l'intercetta, ricordate la retta? Queste sono, queste Giove, questo è Saturno, eccetera. Più andate così, più la massa diminuisce. E questa formula vi permette di calcolare la massa. Come determino la massa di Giove? Guardando le lune di Giove. Guardando le lune di Giove misurano la costante... Scusatemi. Giove. Guardando le lune di Giove, cronometrano il tempo che impiega le lune a fare il giro. Misurano il raggio delle orbite lunari. Calcolano dunque la costante di Keplero di Giove. La moltiplicano per 4 pi greco al quadrato, diviso questo valore qui, ed ecco che hanno la massa di Giove. Come fanno a determinare la massa del buco nero che c'è al centro della nostra galassia? Hanno osservato delle stelle che si muovono con quasi delle ellissi, quasi perfette, sono proprio il moto kepleriano, delle stelle che girano attorno a qualcosa di invisibile. Misurano i tempi di stimolo, determinano questo e tirano fuori qualcosa che è una massa spaventosa, qualche milione di masse solari. C'è un buco nero al centro della nostra galassia. Come fanno a misurare le masse delle galassie? Misurano il raggio delle galassie e cronometrano, si fa per dire, stimolo, e il tempo che impiegherebbero le stelle e la galassia a fare una rotazione. Misurano la velocità angolare della galassia. E quindi la galassia è come un sistema di Keplero. Determinano quindi la costante di Keplero della galassia, sbattono dentro e tirano fuori la massa della galassia. Silenzio, siamo stanchi, sono anch'io, ma devo usare il tempo. Non tanto perché mi pagano, ma perché se non lo faccio, le cose che aumentano che devo fare diventa pericoloso. Devo fare questo commento perché qua è proprio lì sotto la pelle e voglio tirarla fuori. Arrivederci, ci vediamo l'orale. Anzi, faccio così, esplicito il segno meno qua. Questo è un oggetto, questo è un altro oggetto. Qual è la forza che sente questo? È questo. La massa del corpo per, in questo punto dello spazio, in questo punto dello spazio dove non c'è ancora nulla, in questo punto dello spazio dove non c'è nulla, c'è un campo vettoriale e si chiama un campo di accelerazione. Il campo di accelerazione è questo. Quindi, se questo è il raggio vettore che va dal centro dell'oggetto M a questo punto dello spazio, il raggio M ha mancato la mira, questo è UdR, io costruisco in ogni punto dello spazio. Voglio prendermi il tempo che mi serve a dirlo. Intanto mancano 10 minuti, ho tutto il tempo. Ho questo oggetto. Nello spazio attorno a lui creo un campo vettoriale. Questo campo vettoriale lo chiamo il campo vettoriale di accelerazione, creato da questo corpo. Quindi questo corpo crea un campo di accelerazione.
dirò che questo corpo è una sorgente. Quindi in quel punto matematico dello spazio, dove non c'è ancora nulla, disegno una freccia. La freccia è nel verso opposto a UdR. UdR è il versore che va dalla sorgente, quindi deve essere chiaro, UdR va dalla sorgente, in questo caso M, al punto matematico. UdR, eccolo là. Il punto è qua? UdR sarà questo. UdR punta dalla sorgente al punto in questione. E in questo punto adesso ho una ricetta che mi dice come disegnare la freccia. La freccia è al verso opposto a UdR, quindi invece di andare in quella direzione va di qua e ha un certo modulo che dipende da grandezze fisiche, da questa costante universale, dalla massa che caratterizza questo oggetto e dalla distanza al quadrato, uno sulla distanza al quadrato, del punto dal centro della sorgente. Quindi questo punto qui, che ha una certa distanza, disegno una freccia, eccola qua. Silenzio! Questo punto, che ha una distanza di metà, ragionevole, questo punto che ha una distanza dimezzata rispetto a quella distanza là, l'algoritmo mi dice che devo disegnare una freccia che ha quattro volte il modulo di quello, perché ha una distanza dimezzata e quindi ha un modulo quattro volte. Ok? Quindi questa freccia forse l'ho fatta troppo lunga per i miei scopi, certamente lo è. Quindi per riuscire nel disegno, disegno una freccia, forse anzi mi conviene disegnare questa prima e poi disegnare una freccia lì che è un quarto di questa. Quindi questa è metà e quindi un quarto è così. In ogni punto dello spazio ho una ricetta che mi permette di disegnare questo campo di accelerazione. Adesso, qualora, notate la parola, qualora io mettessi in questo punto un oggetto di massa m, eccolo qua, di massa m, da qualche parte, e qualora io metta questa qua, che forza sentirà? Sente questa. Quindi la forza che questo sente, qualora io metto là, sarà una freccia. Immaginate che la freccia sia, la freccia verde sia la forza. La forza che devo disegnare qua deve essere un quarto di questo. Quindi metà, un quarto, sarà una freccina. La freccia rossa è l'accelerazione, la freccia sono scale diverse. Non dovete pensare che la verde sia più piccola della rossa. Sono oggetti che hanno dimensioni diverse. Uno si misura in newton, l'altro si misura in metri secondo al secondo. Guardate cosa ho fatto. È molto importante. Mi dispiace molto per le vostre colleghe sulla TV. Questa è l'accelerazione G. Per sapere la forza devo moltiplicare per m. Quindi se ho una sorgente e io metto una particella di massa m qui, qual è la forza che sente? È il prodotto del campo di accelerazione creato dalla sorgente per la massa del corpo che metto qui. Questo è il campo di accelerazione creato dalla sorgente, questo è il valore della massa messa qua. Quindi questa la chiameremo una specie di sonda e questa è invece la massa della sorgente. Io vado a sondare l'effetto che fa di mettere una particella di massa m qui vicino alla sorgente. E visto che siete così distratti, vi voglio dire perché sto facendo così. Perché si fa così in elettromagnetismo. In elettromagnetismo noi faremo una delle leggi che vedremo, per esempio la legge elettrostatica,
è che qua ci sarà una bella carica che sarà una sorgente di un campo elettrico. Questa è una sorgente di un campo di accelerazione. Questa sarà la sorgente di un campo elettrico. In questo punto dello spazio ci sarà un campo elettrico, che se questo è positivo, il campo elettrico avrà una forza così, che si allontana. Questo è UdR. UdR va dalla carica sorgente al punto matematico. Cosa succede se io metto una carica sonda in quel punto? La carica qualcosa, se lo metto qui, sentirà l'effetto di questa, di questo campo elettrico, qualora la sonda che metto qui ha una sua carica. Quindi che sarà, eccola qua, una carica Q. Io la metto qua, qual è la forza che sentirà? La forza che sentirà sarà uguale a Q, questo lo indicherò con la lettera E, sarà Q per E. Notate l'analogia tra questa formula e questa formula. C'è una incredibile analogia. Infatti i fisici amano chiamare la massa come la carica gravitazionale. Questa è la carica elettrica. Questo è il campo elettrico creato da questa sorgente. Quindi questo è creato da una sorgente. Questo è creato da una sorgente. Da sorgente. Questa è la massa di una sonda messa qui. Questa è la carica di una sonda messa qui. La sorgente crea un campo. La sorgente crea un campo. Qual è l'effetto di quel campo su qualcosa che è messo in quel posto, in quel punto dello spazio? La domanda è, se in un punto dello spazio c'è questo campo creato da questa sonda, allora mettendo una questa sorgente crea in questo punto un campo. Qual è l'effetto di mettere in questo punto dello spazio una sonda di massa m piccola? L'effetto è che la sonda sente una forza, che è m per g. La sonda sente una forza che è Q per E. E gioca lo stesso ruolo del campo di accelerazione. Q gioca lo stesso ruolo della carica gravitazionale. Questa si chiama la carica elettrica, questa si chiama la carica gravitazionale. Questa è già la seconda parte del corso. Ci vediamo giovedì.